Ma vi siete mai domandati perché la maggior parte degli psicologi, dei fautori delle teorie psicologiche, siano e fossero ebrei? Ma che cosa ha la religione ebraica di così particolare da portare poi queste persone che ne hanno fatto proprio la scienza a cercare di capire che cosa c'è dentro il cervello umano? Che cosa insegna la Torah, la Bibbia, all'essere umano? Come parte imprescindibile di una vita serena e di una vita costruttiva volta al miglioramento dell'individuo, perché è questo che Dio vuole da noi. Dio ci crea perché noi ci miglioriamo. La Torah, la Bibbia, insegna una cosa molto particolare, che noi sentiamo molto forte durante il periodo delle festività ebraiche nel primo mese dell'anno, nel mese di Tishrei. Quando abbiamo il Capodanno, quando già abbiamo il giorno del Kippur, quando abbiamo questi 10 giorni che vanno dal Capodanno al giorno del Kippur, che vengono chiamati 10 giorni del ritorno, dell'espiazione. In realtà sono dei giorni in cui noi facciamo grandi esami di coscienza. Ci sediamo e proviamo a guardarci dentro. È la cosa più difficile del mondo. Ma la cosa più importante che noi dobbiamo fare in questi giorni, ed è il principio guida, perché la persona riesca a crescere e andare avanti. È il principio guida per la maggior parte delle teorie della psicologia. È l'assunzione di responsabilità. Io mi posso sedere in un studio di uno psicologo e parlare per anni e anni e anni dei traumi, degli eventi che sono passati nella mia vita, per poi scoprire che tutto ciò che di male è accaduto in realtà non dipende da me, può dipendere da un genitore, può dipendere da dei maestri, può dipendere da una cattiva compagnia. Allora, di fronte a queste cose, noi abbiamo due scelte. Possiamo sederci, continuare a sederci, continuare a sederci dallo psicologo e continuare a sentire che siamo poverini e capire che nella nostra vita nulla è andato come avrebbe dovuto e piangere su noi stessi. Oppure dire, però adesso io voglio assumermi le mie responsabilità perché sono cresciuto. Eventi o non eventi, io sono fatto in un certo modo e quindi se io urlo, perché mia madre urlava, nulla giustifica che io urli. Se io sono nervoso, perché sono cresciuto in un ambiente familiare nervoso, io posso cambiare. Ed è questo che dice Dio e che ci insegnano queste festività che stiamo per affrontare in questi giorni. L'assunzione di responsabilità è quello che ti fa fare un click nella vita. È quello che dice, fino a ieri eri così e hai accusato tutto il mondo di tutti i tuoi mali. Oggi ti sei seduto e ti sei guardato dentro e hai detto, un attimo però, sono io che urlo. Alla fine non ci sono più quelli dietro di me che stanno urlando ancora su di me. E quindi se io urlo, io sono in grado di smettere di urlare. E così via, per tutti i traumi, gli eventi, tutto quello che in teoria ci ha segnato. Non c'è giustificazione. Non c'è giustificazione per incolpare la società, gli insegnanti, i genitori, le persone che abbiamo incontrato lungo la nostra strada. Non c'è giustificazione per un nostro comportamento sbagliato. Non esiste. Noi dobbiamo assumerci le responsabilità e sapere che se Dio ci ha messo sulla strada queste persone che hanno inculcato in noi, che hanno fatto in modo che queste cattive abitudini sorgessero in noi, è per un motivo, perché vuole vedere che facciamo un lavoro interiore per toglierci queste cattive abitudini. E quindi da domani assumiamoci le responsabilità di tutto ciò che noi siamo e smettiamola di buttare tutta la responsabilità sugli altri. Ed è incredibile come la vita cambia in meglio quando ci rendiamo conto che siamo noi quelli che possediamo le chiavi della serenità della nostra vita.